wrong with the hip? This leg. Sclerosis. Okay, the Lord will heal the bones. Signore ti guarirà. Yes, don't worry, my daughter. Non I'm going to pray. Non right piange. Now. Don't worry. Pregherò per te. Ti ho visto su sedia a rotella. Jesus came to the cross to help us. Signore è venuto sulla croce per aiutarci. He's going to help us tonight. Don't allora lui ci aiuterà. He's going to be well. The Lord is going to heal the sclerosis. Sclerosis. He's going to heal the sclerosis. Oh yes, oh yes, oh yes. Ha parlato. E parlato. Can you come to me? Vieni da me. I know this leg here. This leg has a problem. This one here. I cannot walk. Now the presence of the Lord is here. The presence of the Lord. La presenza, Signore, è qui. Yeah. Hallelujah. So now, step by step. Passo per passo. One thing at a time. I see that this leg is not coordinated. This one. Io vedo che questo gamba non è ben coordinato. No, non è coordinato. Okay. It's so not rigida. Rigida. It's very rigida. Okay, that's all right. So tell me. Per questo this dimmi. Hand, this hand. Questi this due hand. Mani. Le ma- tutte e due le mani. Two hands. What is wrong with them? Cosa non va? Non va, per non va, non ho le coordino. She can't coordinate. Use this hand. You cannot coordinate. No coordinate. Non coordino bene. Okay. Lavarmi i capelli, prendere. You can't wash. She can't wash the hair. She cannot write. Oh, you she cannot write. Scrivo male. Can you come here? I write badly. Come and write. Vieni a scrivere. This is my Bible. Questo è la mia Bibbia. I want you to write on this Bible. Voglio che tu scrivi su questa Bibbia. In corsivo. Corsivo. Scriva. And she cannot write in continuation. Now that's what I'm asking her to do. Questo che ti sto chiedendo tu fai scrive in corsivo. Write on this Bible the way scrive you in corsivo. Like you see, for me I can write like this. You see. Right, scrive in corsivo. You're right there. Corsivo. In corsivo. Yeah, just normal, si. Normal. In corsivo. Ma rapido, rama rapido. Scrive in corsivo. This stai is facendo. Amazing. Ma stai scrivendo in corsivo. Ma stai scrivendo in corsivo. Write more, mas. Continua a scrivere. Continua a scrivere in corsivo. In corsivo, sì. Continua a scrivere in corsivo. Continue. Ma stai scrivendo bene. Continua a scrivere. Continua, ma rapido. Rapidamente. Continua a scrivere rapidamente. In corsivo. Sempre in corsivo. Ok, thank you very much. Grazie mille. Thank you very much. Stai scrivendo bene. You have written on my Bible. Tu hai scritto sulla mia Bibbia. You will always continue writing. Tu continuerai sempre a scrivere. You will always continue writing. Tu continuerai sempre a scrivere. Even the bones, everything, the Lord is going to coordinate you totalmente. Tutti i problemi che ci sono, Signore, completerà l'opera. Take this pen. Presto biro. Ministerio de Repentimiento y Santidad. Questo biro che ha scritto su Ministerio di Pentimento e Santità. Ravvedimento e Santità. Take that pen. È un regalo per te. The Lord bless you. Che il Signore ti benedica. So now you can wash your hair. Can you do this? Puoi sciacquare, fai un modo di sciacquare i capelli. Sì, con tuo sì. Sì. Can you do like you are cutting? Oh, okay. Prova. Very powerful here. Very powerful, my son. Man of God, she could not carry the son, the daughter. Now she's carrying the daughter. You could not carry the daughter. Tu non poteva prendere il mano.
Adesso prendala. Look at this, look at this. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Continua. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Continua. Thank you, Lord. Thank you, Lord. My title of this message, il titolo di questo messaggio, says the church at the door. At the door. È così, la chiesa che è vicino alla porta. That talks about time also. Che parla riguardo al tempo. Time. Tempo. The church at the door. La chiesa vicino alla porta. I have seen the church enter. Io ho visto la chiesa entrare. The garment I saw, che quella veste che io ho visto, they were wearing, che stavano indossando, as they entered, mentre stavano entrando, is called righteousness. Si chiama giustizia. But at what time? Ma a che ora? At what time? A che ora? Is the Lord announcing righteousness? Sta il Signore annunciando la giustizia. If you look at the church of Christ in Italy now, se guardiamo la chiesa di Cristo in Italia ora, if you look at the church of Christ in Italy now, se si guarda la chiesa di Cristo in Italia ora, the thing she lacks most, la cosa che a lei manca, falta, the thing he lacks most, la cosa che lei manca davvero, is called righteousness, è la giustizia. Oh yes, sì. That's why I came. È per questo motivo che io sono venuto. This is the conversation. Questo è la conversazione. About the eternity of the church. Riguardo l'eternità della chiesa. Blessed are you who are seated here. Beati siete voi che siete seduti qui. To hear these words. Per ascoltare queste parole. Because. Perché. He's saying. Sta dicendo. Fine linen. Lino fino. Was given her, fu dato a lei, to wear and enter, per indossare e entrare. And then he says, e poi dice, that the fine linen, ma quel lino fino, is the holiness of the church, è la santità della chiesa. If you look at the church of Christ in Europe, se guardiamo la chiesa di Cristo in Europa, the church of Christ in Italy, la chiesa di Cristo in Italia, the church of Christ in Taranto, la chiesa di Dio a Taranto, what she lacks most, ciò che a lei manca tanto, is holiness, è la santità. This holiness here, questo santità qui, is so critical, è davvero critico. It is the Jabez, the key, è la chiave. For revival. Per il risveglio. Hallelujah. Hallelujah. So he's saying. Quindi sta dicendo. January 15th. 15 gennaio. 2017. This year. 2017. Questo anno. This year. Questo anno.
This is nuovo, caliente, hot from the throne of God. Hot. Questo è una cosa davvero caldo che è sceso giù dal trono di Dio. Hot. Davvero caldo. He says. Dice. He has shown me the church entering. Lui mi ha mostrato la chiesa entrare. But what she's wearing, ma ciò che stava indossando, is righteousness. È la giustizia. And then he sends me to Italy. E poi il Signore mi ha mandato in Italia. That means. Questo vuol dire. The Lord is telling the pulpit. Il Signore sta dicendo al pulpito. In Italy. In Italia. That the hour for righteousness is now. Che l'ora per la giustizia è ora. Ora, ora. Ora. Ora, ora. He's saying. Sta dicendo. That the responsibility of the pastor. Che la responsabilità del pastore. The responsibility of the pastor. The responsibility of the pastor. La responsabilità del pastore is to lead Italy to righteousness. È di guidare l'Italia nella giustizia. I'm saying. Sto dicendo. The responsibility of the pulpit. La responsabilità del pulpito. The responsibility of the evangelist. La responsabilità degli evangelisti. The responsibility of the pastor. La responsabilità del pastore. The responsibility of the servant. E la responsabilità del servo. Is to lead Italy to righteousness now, now, now. È di guidare Italia nella giustizia ora, ora, proprio ora. Listen to me, beloved people. Ascoltatemi. The Lord has sent me here. Il Signore mi ha mandato qui. To announce forth, annunciare. Per annunciare. The revival of righteousness. Il risveglio della giustizia. The revival of holiness. Il risveglio della santità. The revival of repentance. Il risveglio del ravvedimento. That the church may repent. Così la chiesa possa ravvedersi. And after the church repent. E dopo che la chiesa si è ravveduta. Then the Lord. Allora il Signore. Will now use the church. Il Signore utilizzerà la sua chiesa. He's saying. Sta dicendo. That this announcement on the coming of the Messiah, on the garment. Che questo annuncio sulla vesta. Is equal to preparation, readiness. Si può eguagliare alla preparazione, essere pronti. Readiness. Essere pronti. Preparation. La preparazione. He's saying. Sta dicendo. That when he announces the hour for righteousness. Quando lui ha annunciato l'ora per la giustizia. The hour for fine linen. L'ora per lino fino. He's saying that process. Dice quel processo is equal to preparation. Si può eguagliare, paragonarlo a preparazione for the coming of the Messiah. Per il ritorno del Messia. So now, quindi ora, that is how we prepare the way in Italy. È lì che prepariamo il cammino, la strada in Italia. Listen to this now. Ascoltiamo attentamente. What is the role of the church then? Qual è il ruolo della chiesa then? He's saying, sta dicendo, that fine linen, che lino fino, look, bright, risplendente, and clean, e puro, was given her to wear. Fu dato a lei per indossare. And when I saw the church enter, e quando vide la chiesa entrare, I could see her from far because of the garment. Potevo vedere lei da lontano per via della vesta che indossava. Distanza largo, I could see her. Era lontano, ma riuscivo a vederla. Why? Perché? Because the garment is bright. Perché la vesta è brillante, risplendente. Listen to me now. Ascoltate ora. In other words. In altre parole. By showing me this vision. Mentre lui mi ha mostrato questa visione. The Lord is saying, il Signore sta dicendo, that right now, che ora,
The Church of Christ in Europe. La Chiesa di Cristo in Europa. The Church of Christ in Italy. La Chiesa di Dio in Italia. Needs to be wearing this garment. Ha bisogno di indossare quella veste. Now, now. Ora, ora. And he says. E dice. That when the church wears this garment. Che quando la Chiesa indossa questa veste. It is bright. È risplendente. It is obvious. Obvious. È una cosa ovvio. When you wear that garment, quando indossi quella veste, it is obvious. È così ovvio. Everybody can see. Look, the church is wearing the garment. Tutti possono vedere. Guardate, la chiesa indossa quella veste. He's saying. Sta dicendo. That at this hour, che a quest'ora, the church needs to wear this garment. La chiesa ha bisogno di indossare quella veste. And when you wear it now, e quando lo indossi ora, it will be bright. Sarà risplendente. Anybody can see from far. Tutti possono vedere da lontano. Yeah. Sì. He's saying. Sta dicendo. That at this hour, che a quest'ora, the darker the world, più tenebre il mondo, obscurità in the world, l'oscurità che c'è nel mondo, the brighter the church, più risplendente è la chiesa. Read with me this right away. Leggiamo insieme questa scrittura. The book of Matthew, first of all, Matthew chapter 5, prima then we go to John chapter 9. Andiamo nel libro di Matteo capitolo 5, prima. In Matthew, let me summarize for you. Voglio riepilogarlo. In Matthew chapter 5, 13 to 16. Matteo capitolo 5, 13 a 16. You are the salt of the world. Voi siete il sale del mondo. But if you read on down. Ma se continuiamo a leggere. He says, you are the light of the dark world. Dice, voi siete la luce del mondo tenebre. Matthew 9. Matteo capitolo 9. 1 to 8. 1 a 8. Jesus stepped into a boat. Gesù è entrato in una barca. And crossed over. Passò all'altra. And came to his town. Riva e venne nella sua città. Some men brought to him a paralytic. E ecco gli portarono un paralitico. Lying on a mat. Disteso sopra un letto. And he says. Gesù. When Jesus saw their faith. Gesù, veduta la loro fede, he said to the paralytic, disse al paralitico, take heart, my son. Coraggio, figliolo. Your sins are forgiven. I tuoi peccati sono perdonati. Verse 3. Versetto 3. At this, some of the teachers of the law say to themselves, ed ecco, alcuni scribi pensarono dentro di sé, this fellow is blaspheming. Costui bestemmia. Verse 4. Versetto 4. Knowing their thoughts. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri. Jesus said. Gesù disse. Why do you entertain evil thoughts in your hearts? Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Verse 5. Versetto 5. Which is easier? Infatti, cos'è più facile? To say your sins are forgiven? I tuoi peccati sono perdonati? Or to say get up and walk? O dire alzati e cammina. Verse 6. Versetto 6. But so that you may know that the Son of Man has authority. Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità. On the earth. Sulla terra. To forgive sin. Per perdonare i peccati. Then he said to the paralytic. Allora disse al paralitico. Get up. Alzati. Take your mat. Prendi il tuo letto. And go home. E vai a casa tua. Hallelujah. Hallelujah. And then verse 7. Versetto 7. And the man got up. E egli si alzò. And went home. E se ne andò a casa. Verse 8. Versetto 8. When the crowd saw this, visto ciò la folla, they were filled with awe, fu presa da timore, and they praised God, e glorificò Dio, who had given such authority, che aveva dato tale autorità, to men, agli uomini. Hallelujah. Hallelujah. What is the Lord saying in this scripture? Che cosa sta dicendo il Signore in questa scrittura? The Lord is saying. Il Signore sta dicendo. And they praised God. E hanno glorificato Dio.
who had given men che aveva dato agli uomini such authority, così tale autorità. And if you read the same, if you go to John later, John, e se andiamo nel libro di Giovanni dopo, you hear Jesus saying, si sente Gesù dire, I am the light of the world. And now here you see, e qui si può vedere, that the works of Jesus, che le opere di Gesù, make the other people, far sì che le altre persone, the other people, le altre persone, praise God, our God, lodano Dio, il nostro Dio. He saying, sta dicendo, that the reason he has sent me to Italy now, il motivo nel quale lui mi ha mandato in Italia ora, is to announce to this nation, è per annunciare a questa nazione, that I have seen the coming of the Messiah, che io ho visto il ritorno del Messia, and I have seen the entry of the church, e io ho visto come la chiesa entrò nel cielo. However, nonostante tutto, number three, to also announce, punto numero tre, anche di annunciare, that this is the hour, che questo è l'ora, when the Lord is visiting the nations, dove il Signore sta visitando le nazioni. Hallelujah. Hallelujah. And the pastors, e i pastori, you have the jabez, the key, the avete key, la chiave, to open for per, the Lord to enter, per aprire così il Signore possa entrare, and revive the church, e che egli possa risvegliare la chiesa. And he say, e sta dicendo, that when you open that door, che quando tu apri quella porta, you change your sermon, tu cambiate la vostra predicazione. Yes. Sì. You begin to preach, repent, repent, and turn away from sin. Comincerete a predicare, ravvedetevi, ravvedetevi, e abbandonate i peccati. He says, dice, then you begin to preach holiness, holiness, to prepare the nation. E allora comincerete a predicare santità, santità, per preparare le nazioni. Hallelujah. Hallelujah. And so he's saying, quindi sta dicendo, there is a revival right now visiting the church. C'è un risveglio ora che sta visitando la chiesa. A historic revival. Some of you have been to Kenya. Io so che alcuni di voi siete stati in Kenya. And it's totally out of control. È proprio fuori dal controllo. Because, perché, you have millions of people running, not walking, running to Jesus. Ci sono miliardi delle persone che corrono a Gesù. And when they run to Jesus, e quando corrono a Gesù, they repent, si ravvedano, they are baptized, vengono battezzati, and they are shown the highway of holiness, e vengono mostrato a loro la strada maestra di santità. What a treasured moment in the church. Che momento di tesoro per la chiesa. He's saying, sta dicendo, that right now, che ora, when you look at the garment of the church in Italy, quando guardiamo la veste che la chiesa in Italia sta indossando, tiene mucho manchas, there are stains. Ci sono delle macchie. Stains. Ci sono delle macchie. One of the stains is called modern theology. Modern theology. Uno delle macchie si chiama la teologia moderna. Liberal theology. Una teologia liberale. The theology that says, quella teologia che dice, that pastor is very educated, educated. Che il pastore è così educato. And so, quindi, the pastor, il pastore, has tolerancia to sin. Ha tollera i peccati. I have been sent by the Lord. Io sono stato mandato dal Signore. The ancient God, ancient. Quel Dio antico, Dio dell'antichità. And that ancient God, e quel Dio di antichità, he is holy. È santo. That God, quel Dio, does not have modernism in him. Non ha modernismo nel suo lui.
does not have postmodernism. Non ha postmodernismo in lui. He says, dice, be holy, siate santi, for I am holy, perché io sono santo. That is the God who sent me here. Questo è il Dio che mi ha mandato qui. Let us return to the old gospel of the cross and the blood. Che ritorniamo all'Evangelo vecchio della croce e del sangue. Evangelio antiquo, ancient. Quell'Evangelo antico. The ancient gospel. Quell'Evangelo antico. Modern Italy. Italy is modern. Moderna, very modern, this country. Italia è una città moderna, modernizzato, proprio modernizzato. But listen to me. Ma ascoltate. There is a new instruction here. C'è una nuova istruzione qui. I have seen the church enter. Io ho visto la chiesa entrare. And the Lord has sent me to Italy. E il Signore mi ha mandato in Italia. To tell the church. Per dire alla chiesa. Let us return to the ancient God of Israel. Ritorniamo al Dio di antichità di Israele. The ancient God. Quel Dio di antichità. Let us return. Ritorniamo. To the ancient cross of Jesus. Alla croce antico di Gesù. Ancient blood of Jesus. Quel sangue antico di Gesù. No modernism, no, no. No, niente no. Modernismo, no, no. No tolerance to sin. Niente tolleranza al peccato. He's saying, sta dicendo, that we have to clean out modernism from the church. Che dobbiamo pulire la chiesa, il modernismo. I have come with a broom. Io sono venuto con una scopa. To clean the house. Per pulire la casa. Hallelujah. Hallelujah. Because perché the Lord wants to bring revival. Il Signore vuole portare risveglio. He wants to visit the land. Il Signore vuole visitare questa nazione. And the church has responsibility. E la chiesa ha una responsabilità. Let me tell you one secret. Voglio dire a voi un segreto. Right now, ora, this is the hour for the church. Questo è l'ora per la chiesa. Right now in the whole world. Ora, ora, adesso, proprio adesso. Because perché the whole world is looking for solution. Tutto il mondo sta cercando soluzione. You can tell. Tu puoi dire. It's as though the whole world is crying out. È come tutto il mondo sta piangendo. If you look at Mosul in Iraq. Se guardiamo le bombe in Iraq. Libya. Guardiamo Libia. Somalia. Siria. Where? Dappertutto. The whole world. Tutto il mondo. It's as though they are looking for a savior. È come stanno cercando un salvatore. But that savior, we know him. Ma quel salvatore noi lo conosciamo. It's Jesus. Il suo nome è Gesù. Hallelujah. Hallelujah. This hour belongs to the church. Questa ora the hour for the church. È l'ora per la chiesa. This hour belongs to the church. Questa ora appartiene alla chiesa. That's why the church has a treasure, the key. È per questo che la chiesa ha un tesoro, la chiave. In Kenya it's different now. In Kenya è totalmente diverso ora. It's different. È diverso ora. Even the doctors now, they send their patients to the healing service. Addirittura i dottori mandano i loro pazienti alla crociata di guarigione. Even the doctors come to me and say, I want to be born again and serve that Jesus. Addirittura i dottori vengono da me e dicono, io voglio nascere di nuovo e servire quel Gesù. I want to be born again and serve that Jesus. Io voglio essere nato di nuovo e servire quel Gesù. But now the Lord has sent me to Italy. Ma ora il Signore mi ha mandato in Italia. Italy will be the same. Italia sarà la stessa. If we can catch this instruction. Se possiamo afferrare questa istruzione. And the instruction says. E l'istruzione dice. Let us begin a repentance revival in the church. Cominciamo un risveglio di ravvedimento dentro la chiesa. Let's begin a repentance revival in the church. Cominciamo un risveglio di ravvedimento nella chiesa. Look at this now. Guardiamo ora. One of the big stains on the garment, the stain.
una delle macchie grandi sulla veste. It's called homosexuality. Si chiama omosessualità. Homosexuality in the church. Omosessualità nella chiesa. We have to clean it out. Dobbiamo pulirlo via. Oh yes. Sì. Homosexuality in the church. Omosessualità nella chiesa. Must be cleaned out. L'omosessualità nella chiesa. Lesbianism in the church. Lesbianismo nella chiesa. Modernism in the church. Modernismo nella chiesa. Must be cleaned out. Deve essere pulito via. That's why I came. È per questo motivo che io sono venuto. That we may go back to the original salvation. Così possiamo ritornare alla salvezza originale. Yes, the salvation de la cruz. Quella salvezza della croce. Salvation della sangre. Quella salvezza del sangue. That has power for deliverance. Che ha potenza per liberare. On January 15th. Che 15 gennaio. When I saw the church enter. Quando vide la chiesa entrare. Listen to this now. Ascoltate ora. On January 15th. Gennaio 15. 2017. When I saw the church enter, quando vide la chiesa entrare, the most important thing I saw in that vision, la cosa più importante che vide nella visione, was the garment. Era la veste. And he say, e dice, at this hour, a quest'ora, when the church wears the garment, quando la chiesa indossa quella veste, everybody in Italy will see that, look, that is the garment of the Lord. Tutti in Italia vedranno e diranno sì, quello è la veste del Signore. Because it should be bright. Perché deve essere una veste risplendente. The Lord is saying, il Signore sta dicendo, that no matter the environment in Europe, no matter, nonostante l'ambiente che si trova in Europa, some of you, alcuni di noi, probably you suffer persecution. You are persecuted. Alcuni di noi magari siamo stati perseguitati. Maybe. Può essere. For standing with righteousness. Perché voi volete stare con la giustizia. But remember. Ma ricordatevi. That this garment I saw. Che questa veste che io vide. Which allowed the church to enter. Che ha permesso la chiesa ad entrare. That is the recompensa. Quello è la ricompensa. That is the compensation for the suffering you have gone through in this world. Quello è il premio per la sofferenza che abbiamo attraversato in questo mondo. So it does not matter what suffering you go through. Quindi non importa quale sofferenza state attraversando. But don't damage the garment, ma per favore. Non dovete macchiare quella veste, per favore. Because that garment is the symbol of the church that has overcome death, perché, muerte. Perché quello è il simbolo della chiesa che ha vinto sulla morte. Ah, he's saying, sta dicendo, that the garment I saw, che quella veste che io vide, is the symbol of the church that is going to eternity with God, overcome death. Che è il simbolo di quella chiesa che entra in eternità con Dio, che ha vinto sulla morte. Ah, so then let us prepare that garment, right? Quindi prepariamo quella veste. That garment. Quella veste. When I saw them enter, quando vide loro entrare, all of them have defeated death, muerte finished. Tutti loro avevano sconfitto la morte. Did you understand me? Avete compreso? Yes, so now we need to prepare this garment. Dobbiamo preparare questa veste. And that's why I have come. È per questo motivo che io sono venuto. It is a beautiful time in the church. È un tempo davvero bello nella chiesa. That's why my heart is full of so much joy. È per questo che il mio cuore è pieno di gioia. Because I know this one, if you take this message. Perché io so che se voi dovete afferrare a questo messaggio. And prepare. E preparare. Italy must enter. E allora Italia entrerà. Hallelujah. Hallelujah. Listen to this now. Ascoltate ora. The Lord is saying this. Il Signore sta dicendo questo. He's saying, sta dicendo, that the church needs to go to the base, back to the basics of salvation. Che la chiesa deve ritornare alla base, il fondamento della salvezza. So you can prepare the nation. Così possiamo preparare la nazione.
Listen, beloved people. Ascoltate, popolo amato. Listen to me now. Ascoltatemi ora. The Bible promised this hour. La Bibbia promette quest'ora. So my coming here is not coincidence, no. Quindi la mia venuta qui non è una cosa coincidenza. Now listen now. Ascoltate ora. If you go to the book of Amos chapter 9. Amos capitolo 9. 11 and 12. 11 e 12. Okay, it says. Dice. In that day I'll restore David's fallen tent. Quel giorno io rialzerò la capanna di Davide che è caduta. I will repair its broken places. Ne riparerò i danni. And restore its ruins. E rialzerò le rovine. And build it as it used to be. E la ricostruirò come era ai giorni antichi. And he goes on and on. E poi continua. Now listen to me now. Ascoltate ora. He's talking about the restoration of Israel. Sta parlando riguardo alla restaurazione di Israele. But look at this now. Ma guardate ora. Because he grafted us. Ma perché lui ci ha innestati. Into the promise of Abraham. Nella promessa di Abramo. So now we enter the commonwealth of Israel. Quindi ora facciamo parlando della stessa eredità, la comunità di Israele. Alleluia. Alleluia. Because of the promise he gave Abraham. Per via della promessa che diede a Abramo. And then he took the Gentile church and grafted. E poi ha preso la chiesa gentile e sono stati innestati. So now. Quindi ora. He put us into the commonwealth of Israel. Lui ci ha messo dentro la stessa eredità di Israele. Now look at this now. Ora guardate. And then this scripture now applies to the church also. E allora questa scrittura si può applicare anche alla chiesa. He said. Dice. In that day. A quel giorno. I will come back. Io ritornerò. Retornor. Io ritornerò. And restore David's fallen tent. E restaurerò la capanna di Davide che è caduta. Look at this now. Guardate ora. In that day. A quel giorno, proprio a quel giorno. Meaning. Questo vuol dire. God had set apart. Set apart. Dio aveva messo da parte. He separated. Lui aveva separato. He set apart. Lui aveva separato an appointed time, un tempo dedicato, an appointed time, un tempo stabilito. He put apart. Lui ha messo da parte. And he said, e dice, when the fullness of time arrives, quando arriverà la pienezza del tempo. When the fullness of time arrives for the appointed season. Quando arriverà la pienezza del tempo per la stagione stabilita. He says. Dice. I will come back. Io ritornerò. And restore. E restaurerò. David's fallen tent. La capanna di Davide che è caduta. We know. Noi sappiamo that you are the holy tent of the Holy Spirit. Che voi siete il tempio dello Spirito Santo. And yet now, e nonostante tutto ora, if you look at the tent of the Holy Spirit in Italy now, guardiamo il tempio dello Spirito Santo in Italia, you find the women dressed. Si vede le donne tight, vestiti con le veste stretti. To show the anatomy. Per mostrare la loro anatomia. Codicia sexual in Spanish. Codicia sexual. Sexual lust. Una concupiscenza sessuale. In the church. Nella chiesa. And Señor has seen. E il Signore ha visto. Homosexuality he has seen. All'omosessualità il Signore ha visto. The short dresses he saw. Le gonne piccole. Le mini gonne. The false apostles he saw. I falsi apostoli egli ha visto. The false prophet he saw. I falsi profeti egli ha visto. And he said, e dice, I have put aside a certain season. Io ho messo da parte una stagione. An appointed season. Una stagione stabilita. And when that appointed season arrives, e quando arriverà quel giorno, quella stagione stabilita,
He says, dice, I will restore all things. Io restaurerò ogni cosa. Hey! He says, dice, I will rebuild. Io ricostruirò the fallen tent. Quella capanna che era caduta. Meaning, questo vuol dire, there is apostasy. C'è apostasia. There is a fall. C'è stata una caduta. That's why I said, è per questo che ho detto, my coming is not accident. Il mio venire qui non è per caso. The Lord already put aside this season for repentance. Il Signore aveva messo da parte questa stagione per il ravvedimento. Para restaurar todas cosas. Per restaurare tutte le cose. And he said, e dice, restore to where? To where? Restaurare a cosa? Listen to me, the people of the beloved nation of Italy. Ascoltatemi, popolo di questa nazione dell'Italia amata. Let me tell you something. Voglio dirvi qualcosa. Italy is known in the whole world. Italia è conosciuto in tutte le parti del mondo. Even now, the Mosul Dam in Iraq, the dam. Ora, i pozzi che hanno scavato in Iran. Mosul Dam. I pozzi che hanno scavato in Iran. It is the Italian engineers. Sono gli ingegneri italiani. Solamente ingegneri. Only the Italian engineers. Soltanto ingegneri italiani. Are capable to rebuild it and restore it. Sono capaci di ricostruire e restaurare quello in Iran. The dam in Iraq. Quel pozzo in Iraq. I follow everything. I follow very carefully. Io seguo attentamente ogni cosa. The building of roads. E costruire delle strade. In Africa. In Africa. The Italian engineers. Sono ingegneri italiani. They are the best in road. Sono migliori nel costruire delle construction. Strade. Nella costruzione della strada. Now listen to this now. Ora ascoltate. If a building or a road, let's say a bridge is broken, diciamo magari se una ponte viene distrutto, and you call the Italian engineers, e tu chiami gli ingegneri italiani, and you tell them, e di a loro, I want you to rebuild it. Io vorrei che tu ricostruisci questa ponte che è caduto. What will the Italian engineer ask you? Cosa vi chiederà l'ingegnere italiano? What is the first question he will ask you? Qual è la prima domanda che vi chiederanno? The first question he will ask you is this. La prima domanda che vi chiederanno è questo. He will come and look at the building. Verrà a esaminare quell'edificio. Or the bridge. Oppure quel ponte. How broken. Come è distrutto. By negligence. O che per mezzo della negligenza. Abandonment. Perché è stato abbandonato. Abuse. È stato abusato. Misuse. È stato mal utilizzato. Destroyed. O distrutto. The first question the Italian engineer will ask you. La prima domanda che un ingegnere italiano ti chiederà. He will ask you. Ti chiederà. Can you show me the original blueprint of this building? Mi puoi mostrare e l'architettura, l'originale immagine di questa ponte? Hey! He will ask you. Ti chiederà. Can you show me the original drawings of this building? Poi, the drawing, the engineering design of this building. Puoi mostrare original. Puoi mostrare a me il disegno originale di questa ponte? Then he will know. Così tu puoi sapere. How to restore it from the fall back to the original. Di sapere come restaurare da come è distrutto al forma originale. Did you understand? Avete compreso? You have to know the original. Tu devi comprendere, conoscere l'originale. So when he says, quindi quando dice, in that day, a quel giorno, at that appointed time, a quel tempo stabilito, I will come, io verrò, and restore, e restaurerò, the fallen hearts, quel cuore caduta, in the church, nella chiesa. He's saying, sta dicendo, I will put it back to the original printing, the original creation. I'll put it back to the Garden of Eden. Io lo metterò all'originale. Io lo metterò come era nel giardino di Eden. I'll put it back. Io lo metterò to the book of Genesis chapter 1, 26 al 27. Al libro di Genesi capitolo 1, 26-27. Genesis 1, 26-27.
Then God said, e poi Dio dice, let us make man in our image and likeness. Facciamo l'uomo alla nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. And let him have dominion. Let him rule over the fish of the sea. Che abbiano dominio sui pesci del mare. The birds in the air. Sugli uccelli del cielo. And over all the livestock. Sul bestiame. The original blueprint. Quel piano originale. The original design, designio. Il disegno originale of God di Dio was where era lì Adam and Eve. Dove Adamo e Eva, they have not yet fallen. Non erano ancora caduti. And they are walking with God. E stavano camminando con Dio. And there is no death. E non c'era morte. There is no disobedience. Non c'era alcuna disobbedienza. There is no ungodliness. There is no sin. Non c'era. There is no muerte. Non c'era. There is no death. Non c'era la morte. Adam is walking with God. Adamo stava camminando con Dio. In the cool of the day. Nel fare del giorno. And he's saying, e dice, that is a powerful original design. Quello è il disegno potente originale. There is no sin. Non c'era alcun peccato. There is no disobedience. Non c'era disobbedienza. There is only righteousness. C'era solo la giustizia. Holiness. Santità. Right standing with God. Stare giusto agli occhi di Dio. In the beginning. Al principio. That is where there was no sin. Somebody. È lì che non c'era nessun peccato. So he's saying. Quindi sta dicendo. That is the original plan. Quello è il piano originale. And to prove that was right. E per mostrare a voi che ciò era giusto. In Genesis 5, 21 on. Genesi capitolo 5 del 21. You see Enoch. Vediamo Enoch. Walking with God. Camminare con Dio. And did not die. E non morì. Follow me. Seguitemi. Follow me on this now. Seguitemi ora. So, quindi, the Lord has come to ask me to tell you. Il Signore mi ha chiesto di dire a voi. Church of Christ in Italy. Chiesa di Cristo in Italia. Right now. Ora. The nations are returning to the holiness of God. Le nazioni stanno ritornando alla santità di Dio. The nations are returning. They are returning to the righteousness of God. Le nazioni stanno ritornando alla santità di Dio. Europe. The nation, le nazioni, right now, ora, are returning to Jesus. Stanno ritornando a Gesù. Europa. How about Europe? E riguardo a Europa, when will Europe return? Quando ritornerà l'Europa? If you read Isaiah chapter 1 verse 3. Se leggiamo Isaia capitolo 1 versetto 3. He says, dice, even the cow, the bovina, bovine. Che addirittura la bovina. The cow. Addirittura la mucca. It knows its owner's manger. Conosce il suo proprietario, la mangiatoia del suo conosce proprietario. Conosce casa. The maestro, he knows his owner's home. Che conosce la casa del suo proprietario. The cow. Addirittura la mucca. The bovine. Addirittura il bovino. Bovino. He knows. Conosce. That when he is eating grass there. Che quando sta mangiando erba lì. And time. E passes, arriva il tempo. The dark coming. Che arriva le tenebre. He knows when he is lost. Sa quando è perso. The bovine, the cow. La mucca. When the cow is lost. Quando la mucca è perduto. He will know. Saprà. And he will say to himself. E dirà a se stesso. I think I am lost. Penso che ho perso la strada, mi sono perso. I need to go back to my master. Io ho bisogno di ritornare al mio maestro. Look at this. Guardatemi. He says, dice, that even the donkey,
che addirittura anche l'asino. The donkey, addirittura l'asino, knows where it goes and eats fodder, fodder, the master's manger. Che sa dove andare a mangiare fogliame nel mangiatoio del suo maestro. He knows, sa, that when I go to that home, che quando vado in quella casa, my master's home, la casa del mio maestro, I will get good food. Io troverò cibo. I will eat. Per mangiare. I'll get shelter from the winter. Io troverò ombra dall'inverno. Benefit and care. Benefit and good care. Io posso essere, posso trovare benefici e essere preso cura bene. And because of that, e per via di questo, the donkey senses a sense of obligation. Il asino ricorda il suo senso di obbligo. To return to its master. Per ritornare al suo maestro. Why is it that Europe does not know where to return to? Perché l'Europa non sa da dove ritornare? Why is it that Europe? Perché l'Europa does not know its owner, non its creator? Non conosce il suo proprietario, non conosce il suo creatore. When we return to the Father's house, quando ritorniamo alla casa del Padre, He will take care of us. Egli si prenderà cura di noi. He will protect us. Egli ci proteggerà. The cow, la mucca, does not have GPS. Non ha un navigatore. But it knows how to get back home. Ma sa come ritornare a casa. Hey! 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 But in Europe now, ma in Europa ora, you have GPS, avete navigatore, you have Facebook, avete Facebook, you have Google, avete Google Maps, you have WhatsApp, avete WhatsApp, but you don't know how to go back home. Ma non sapete come ritornare a casa. Let us return to the Father. Ritorniamo al Padre. Even the donkey, addirittura l'asino, the donkey, l'asino, when you feed it well, quando lo nutri bene, it feels obliged to return to you, si sente obbligato a ritornare da te. The cow does not have a Holy Spirit, la mucca non ha lo Spirito Santo, but the church has Holy Spirit, ma la chiesa ha lo Spirito Santo. Let the church know how to go back home. Che la chiesa possa sapere come ritornare a casa. Without Holy Spirit, senza lo Spirito Santo, the cow knows how to return. La mucca sa come ritornare a casa. We have Holy Spirit. Noi abbiamo lo Spirito Santo. We really need to get back home. Veramente abbiamo bisogno di ritornare a casa. The hour has come. L'ora è giunto. For us to realize, che noi possiamo realizzare, that we are lost, che siamo persi, that in the kingdom of God, che nel regno di Dio, there will be no sin, no sin, non ci sarà alcun peccato. There will be no sin, non ci sarà alcun peccato. So the sinful life we are living today, quindi quella vita peccaminosa che viviamo al giorno di oggi, is very deadly, very dangerous, peligroso, è davvero pericoloso. Beloved people, popolo amato, in the glorious kingdom that I saw the church enter, nel regno glorioso che vide la chiesa entrare, there will be no modern Christian, moderna, no. Non ci sarà cristiani moderni. But there will be a holy Christian. Ma ci sarà cristiani santi. A righteous Christian. Cristiani giusti. A repentant heart. Con un cuore ravveduto. Those who want to receive the Lord and repent, lift up your hands before I leave. Coloro che vogliono ricevere il Signore e ravvedersi, alzate le vostre mani mentre io sono qua. Let us return to Jesus. Ritorniamo a Gesù. Because this is the season. Perché questa è la stagione. The appointed season. Il tempo stabilito. To restore everything. Per restaurare ogni cosa. Say, Lord Jesus, Señor Jesús, Signor Gesù, I repent today. Mi rivedo oggi. And turn away from sin. E abbandono i peccati. And ask you, Jesus. E chiedo a te, Gesù.
to establish holiness in my life, di stabilire santità nella mia vita, and bring revival in my ministry, e portare risveglio nel mio ministerio. In the mighty name of Jesus. Nel nome potente di Gesù. Amen. Amen.